Buongiorno a tutti, sono Francesco e frequento la facoltà di farmacia CTF. Oggi con voi vorrei parlare di uno dei maggiori problemi che gli studenti fuori sede devono affrontare, la questione degli affitti. Non tutti sanno che infatti gli affitti delle case, molti dei quali in nero, sono aumentati del 30% negli ultimi 3 anni, senza contare il fenomeno dei subaffitti che sta dilagando. Questo mercato conferma ogni giorno di essere un mercato di sfruttamento che non offre contratti regolari e non garantisce agli studenti alloggi di qualità. Non è raro che queste case siano precarie e prive delle dotazioni minime, senza contare che gli studenti sono spesso soggetti a continue pressioni da parte del proprietario che effettua controlli indebiti. Questo solo per parlare degli alloggi privati, ai quali gli studenti si rivolgono anche perché le case degli studenti sono insufficienti alla domanda. Per me, che sono tra i pochi fortunati, residente a Santa Chiara, la vita non è più semplice, perché ci troviamo a pagare servizi che non esistono e in più sono appesi ad un filo, con la chiusura degli studentati non concordi con l'università. Noi, di Unione Universitaria, proponiamo un aumento del controllo sugli affitti in nero, sui contratti precari e sul rispetto delle norme minime di vivibilità. Vogliamo che venga attivato un organo che aiuti gli studenti a cercare casa. Vogliamo che vengano bloccati gli aumenti degli affitti, partendo dagli studentati, che devono anzi aumentare di numero. Vogliamo che vengano attivati i servizi che gli studenti già pagano, ma che non esistono, come internet e l'aria condizionata. E vogliamo che si allarghino i periodi di apertura degli studentati. Grazie a tutti e a presto.